Interessantissimo il convegno a cui abbiamo assistito, non altro perché è stato molto partecipato, ma anche voi, parlo di te, sto parlando con Riccardo Verso che è di Live Sicilia ma anche del Foglio. 47 anni è stata precisata la cosa perché sono state fatte le battute simpatiche con Barresi. Tu dici che è cambiata la narrazione che i giornalisti fanno oggi della mafia, hai fatto una critica molto forte, diciamo, alla categoria. Sì, perché secondo me oggi il giornalista ha perso il fuoco dell'argomento, cioè ci si concentra troppo sul particolare che serve a una narrazione spettacolarizzata, ma di fatto poi ci si distrae probabilmente, non si guarda davvero dove si deve guardare per scavare, per conoscere, per studiare, e la conoscenza è l'unico antidoto che abbiamo contro il fenomeno mafioso. Sei stato molto critico anche nei confronti dei magistrati, hai fatto proprio degli esempi precisi, l'ultimo di Glaviano, hai fatto anche delle battute simpatiche che io condivido, e sei stato critico nei confronti dei magistrati con riferimento alla vicenda Scarantino. Hai detto che non si riesce assolutamente a cambiare, diciamo, il sistema giustizia, ma non credi che il sistema giustizia non si possa cambiare perché i magistrati non vogliono che si cambi, non tanto la politica? Allora, tutti secondo me, quando si parla di riforma, di sistema della giustizia, tutti hanno le proprie responsabilità. Il punto è che non si può fare una lotta di corporazione o di partito, cioè la riforma della giustizia non è una riforma per i magistrati o per gli avvocati o per qualsiasi altra, come dire, categoria interessata. La riforma della giustizia è per il cittadino, innanzitutto. Allora, come dire, arroccarsi a difendere delle prerogative anche da parte della magistratura, secondo me, è sbagliato. Bisogna sentirsi, nessuno è inattaccabile, tutti, come dire, devono dare il loro contributo, ma difendere posizioni di potere, secondo me, è la logica peggiore per ottenere una riforma seria della giustizia. Io credo che i magistrati esercitino il loro potere in una maniera eccessiva e questo non è mai un bene per nessuno, neanche per loro, è la mia opinione personale. Allora, secondo me non bisogna confondere, diciamo, non fare come sempre un utterbo un fascio. Secondo me ci sono magistrati che hanno ecceduto nel loro ruolo, o quantomeno non hanno ben compreso che basta una semplice citazione in un atto giudiziario per distruggere, rovinare la vita di una persona. Allora, probabilmente in questo equilibrio necessario di poteri, secondo me oggi la bilancia del potere è sbilanciata in favore della magistratura. Bisogna riequilibrarla in qualche modo.